Ciao a tutti, grazie per l'invito anche stasera Paolo. E, non so, qualcuno di voi lo vedo già da, da Hackers and Founders di gennaio, però vi assicuro che ci sono un po' di differenze, quindi non sarà un doppione di quello che avete già visto. Questo. Vi rassicuro. Chi sono io? Sono Giacomo Bosio, mi occupo diciamo di mobile e di interazione uomo-macchina. Mobile con la mia prima società che si chiama Biap, che fa sviluppo, interazione uomo-macchina, digital design e conversational design con Hedron, che vedete qua citata e qua approfondita. Si è una realtà piccolina nata l'anno scorso, siamo due persone, io e Nicoletta, la UX designer e socia che è qua in prima fila. E abbiamo messo su questo talk che non è un talk su come si sviluppano i chatbot, ma che ci fa riflettere su quelle che sono le interazioni, su cosa sta cambiando e quali sono le ripercussioni sulla vita quotidiana. Sulla presentazione di gennaio avevo una parte sul business, sulle implicazioni nei team, la riorganizzazione aziendale, che qua ho tolto per lasciare spazio a dei dati nuovi ed altri tipi di riflessioni che ora vediamo insieme. Inizio con un video, questo. Non è la fine del mondo, anche se forse sarebbe auspicabile, ma cosa sta succedendo lì? Da cosa stanno scappando, se stanno scappando? Stanno cercando i Pokémon, Central Park New York. Stavano semplicemente cercando dei Pokémon, niente di più. Non stava succedendo niente di preoccupante, ma stavano scappando dai Pokémon, stavano cercando i Pokémon. Se facciamo un passo indietro e guardiamo cosa è successo più o meno negli ultimi 10 anni, Steve Jobs nel 2007 presenta il primo iPhone, quindi un primo cambiamento, c'era il vecchio telefono con i bottoni e arriva lo smartphone, quindi tutto lo schermo, l'interazione, come disse lui, con un device che tutti conosciamo molto bene, che sappiamo usare, il dito. 9 anni dopo, Pokémon Go. E il numero di smartphone e di device, comunque mobili, tablet, smartphone, cresce tantissimo, da 68 milioni a 1 miliardo e 7. Se facciamo un focus sull'ultimo anno, vediamo un altro dato interessante, che è questo. I messaggi vocali, l'utilizzo dei messaggi vocali. Il 60% di chi utilizza il mobile surfer, usa i messaggi vocali per interagire in qualche modo. E quasi un quarto dei messaggi sono vocali. Chiaramente qua c'è anche tutto il discorso WhatsApp, evidentemente, no? Vengono usati molto i messaggi vocali. Io dicevo, beh, ma scusa, ma se devi parlare allora telefonali, no? In realtà è un modo comunque veloce, magari se hai una cosa da dire, non hai possibilità di scrivere o quant'altro, mandare un messaggio vocale è molto comodo. Quindi sostanzialmente se guardiamo all'indietro e in avanti, vediamo come stanno cambiando velocemente le modalità di interagire con la tecnologia. Facciamo un altro passo avanti, dalla graphic user interface alla natural user interface. Non più solo bottoni, ma interazioni più naturali, non c'è più un'interfaccia grafica, ma è molto semplificata. La Tesla, ti avvicini, ti fa uscire la maniglia, ad esempio. O altri esempi, molto velocemente, gli occhiali di Snapchat con cui interagisci toccandoli. Gli AirPods di Apple, li metti, li togli, parte o si ferma la musica. Il bottone di Amazon, premi un bottone, ti arriva a casa il giorno dopo qualcosa. Ah, peraltro queste slide qua le ho riprese da, non so se conoscete Luke Probleski, che è un product design di Google molto in gamba, che fa dei post molto interessanti. Lo cito qua, lo riprendo fra poco con un altro esempio molto carino. Come si chiama? Luke Wroblewski, è polacco. W-R-O-B-L-E-V-S-K-I, sì, polacco. Sì,
le V sono doppia V. E poi Google Home, Amazon Alexa, quindi tutti i dispositivi con cui si parla direttamente. Abbiamo messo tutti questi step su una linea temporale, quindi linea di comando, ancora indietro, smartphone, da cui a noi, reale e virtuale, e poi torniamo a parlare in effetti. Torniamo a parlare, quindi l'interfaccia grafica, diciamo, sparisce alla fine, da un certo punto di vista. Golden Krishna, altro designer famoso, ha scritto un libro che ha proprio quel titolo là, The Best Interface in an Interface. Interfacce vocali e conversazionali che sono alla portata di tutti, ma davvero di tutti. Se noi guardiamo, ad esempio, come un bambino che ancora non sa scrivere interagisce con uno di questi oggetti, ci interagisce parlando. E facciamo un altro passo avanti, non solo in realtà sono gli umani che riescono a interagire con questo tipo di tecnologia, ma magari anche altri che non, addirittura magari non scrivono neanche, ma mai, tipo lui. Il pappagallo dice Alexa, all lights on. Alexa capisce e accende le luci. E lui sembra anche abbastanza soddisfatto del risultato ottenuto a un certo punto. Purtroppo, se vogliamo fare poi, diciamo, un paragone, un po' come quei meme, no? Da una parte dice come ti vedono e come poi com'è la realtà, no? Spesso succede questo. Cioè abbiamo l'immagine, per dire, di Michael Knight che chiama Kit, in realtà poi di nuovo Luke Robleski, quello che succede è questo: invia ad Amanda la mia posizione corrente, come messaggio. In effetti, da un certo punto di vista, è così. Non era probabilmente il risultato che si aspettava chi ha detto quella cosa lì, tuttavia questo è quello che è riuscito a dargli l'interfaccia attuale. E in effetti ho preso un po' di esempi. Questo, per esempio, rifacendosi al titolo, è un chiaro esempio di insensibilità, no? Come descriveresti il termine bot a tua nonna? Mia nonna è morta, grazie per il feedback. ci sta. Qual è il problema? Vabbè, lì è evidente che spesso quello che ci aspettiamo è umano, ma poi in realtà non c'è niente di umano in tutto ciò, è un software. Quindi anche lì ci sono delle dinamiche a cui stare attenti, il tono di voce, il feedback, non quello, evidentemente. Quindi il problema dell'esperienza utente è centrale. Non ci sono i bottoni, però stai in effetti parlando con qualcuno, quindi oltre al discorso proprio di design, di interfaccia, c'è un discorso anche di empatia. Chiaramente aspettandoci qualcosa di umano, o quantomeno che ci si avvicina, è molto più facile essere frustrati di fronte a questo tipo di esempi. Cioè il fatto che la tecnologia c'è, è vivo, ma non è ancora del tutto accessibile, quantomeno non lo è quella che fa un'interpretazione del linguaggio naturale vera. E poi spesso ci sono anche gli obiettivi poco chiari, nel senso che alle volte, ma questo è un tema abbastanza generale, ma vale anche qua nei chatbot. Facciamo un chatbot perché? Potrei dire lo stesso, facciamo un'app mobile perché? Dobbiamo avere chiaro qual è l'obiettivo, quindi perché sto creando un chatbot e che obiettivo voglio raggiungere in effetti. Un altro paio di esempi, direi tre esempi di epic fail, non epic quanto il primo. Questo qua sulla sinistra, dove non compare mai il menu, e questo qua a destra, che se vedete prova in qualche modo anche ad essere simpatico, perché prova a usare un tono di voce amichevole e comunque abbastanza anche scherzoso, però non ce la fa, non c'è versi, alla fine
dicevi addirittura che si era un attimino assopito, quindi chiaramente non. E poi siccome io ci ho provato a un certo punto a usare un po' di strumenti, ho detto mi fai vedere cosa riesco a fare se mi metto un attimo lì, ci lavoro. E quindi mi pareva interessante portarvi anche il mio di Epic Fail, perché io nel mio piccolo sono riuscito a fare arrabbiare mia cugina. E in realtà, vabbè, avevo fatto veramente una prova, l'avevo messo lì, era giusto per scambiare il contatto, eccetera. Lei non capisce che è un chatbot, perché in effetti avevo provato a mascherarlo. Congratulazioni, non so di cosa in effetti, neanche io, anche da umano non so perché mi avesse scritto quella roba là. Lui ci riprova, lei sceglie italiano, ci tiene a precisarlo, lui continua a non capire, lei si altera, mi dà tutti i dati e lui le richiede. Ovviamente poi ho chiamato mia cugina per scusarmi, non ho comunque capito cosa volesse e ho disattivato il chat. L'ho sostituito. E in effetti, se guardiamo quali sono i migliori bot ad oggi, alla fine sono quelli che non si mascherano, in effetti, perché non tanto poi finiremo in quella casistica lì. Qui non si mascherano da un umano, offrono scelte predefinite, e qua c'è un esempio lampante: Slack. Chi conosce Slack? Ok, un po'. Slack è, diciamo, uno strumento di gestione delle conversazioni, diciamo, varie integrazioni a livello aziendale, ha un suo bot che in prima battuta non diceva questa cosa, prima si presentava come Slackbot e punto. Lui dice che ci prova, però mette le mani avanti e ti dice già che probabilmente a un certo punto non ce la farà, e ti dà delle scelte predefinite. Quindi te non gli parlerai come se fossi un umano, ma sarai guidato. Qua sotto abbiamo messo un link di approfondimento interessante, non so chi di voi conosce Nielsen Norman Group, ma Nielsen è quello che ha scritto le 10 euristiche dell'usabilità. E se uno legge le euristiche dell'usabilità, vede che anche a livello di bot questa roba è assolutamente attuale, per tutta una serie di motivi: la gestione degli errori, il far sentire l'utente comunque guidato, cioè, ci sono una serie di euristiche che valgono per che sono molto attuali sul discorso chatbot. Ancora, per vedere il bicchiere mezzo pieno dopo aver fatto vedere un po' di fail, cosa fanno i chatbot molto bene? Automatizzano tutto ciò che è ripetitivo, non si stancano, in teoria sono sempre gentili, più o meno rispondono 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quindi sono molto importanti per supportare le aziende nei rapporti col cliente. E in effetti, se guardiamo dei dati, questi sono dei dati nuovi perché li hanno presentati al Politecnico di Milano qualche giorno fa, e questa è una ricerca di Doxa in collaborazione col Politecnico di Milano, l'Osservatorio Mobile B2C Strategy. Un terzo degli utenti dialogherebbe con un chatbot, chiaramente i millennials sono quelli più portati a farlo. Questo però non ci dice chi preferiremmo, umano o chatbot? Voi chi preferirebbe il chatbot rispetto all'umano? Dipende dallo spese. Dipende dalla fase. Dipende. Dipende dalla qualità, dipende dalla fase. Quindi se il chatbot fosse intelligente, molto? Allora, perché noi sappiamo che cos'è un chatbot, una persona che non lo sa può spaventarsi. Anche quello può essere, però magari non se ne accorge, cioè infatti, parla. Se non se ne accorge va benissimo. Se non se ne accorge è peggio se si presenta. Dici che... Ma io non chiedo che sia intelligente, ma che conosca le risposte alle mie domande, che ti aiuti, che sappia, e che non faccia, non che ci ragioni lui, che me frega, parlo con una persona per ragionare, ma che sappia. Deve essere funzionale allo scopo, deve essere veloce e efficiente. Hai usato due parole che io vorrei sapere, che è un chatbot. Te vorresti saperlo, lei sarebbe spaventata? No, saperlo nel senso che quando mi risponde come Slack lo dice. Quindi lo so, in altri casi devo chiedere se... Okay. Come la cugina. Credo che sia un po' come dei call center che adesso devono dichiarare da dove... Esatto. Allora, nel momento...
momento in cui uno sente che risponde da Albania, per fare un esempio, l'esperienza precedente di interazione condiziona il fatto di fidarsi o meno. Se l'esperienza precedente è stata che da una nazione estera la qualità di comprensione del linguaggio è inferiore e il servizio è più generico, probabilmente per rapporto prezzo pagato al call center per chiamata è molto basso, scatta più facilmente un pregiudizio che pesa nella scelta. Ok, ti hai detto due parole interessanti, velocità ed efficacia. Sì. Oltre a sapere che è un bot, quello che vorrei è solo un bot che parla di questo. Io non credo che si possano fare bot generici, penso che si possano fare bot settoriali, no? Con un dominio, con anche addirittura un vocabolario controllato. Non mi aspetto che un bot che parla di compilatori usi le 32.000 parole che usano l'italiano, però quelle dei compilatori le deve conoscere. Sì, sì, ha senso. Infatti nel mondo della traduzione, dove il business della traduzione esiste ancora nonostante l'euristica, si parla molto di controlled languages. Probabilmente l'unione di queste due ambienti di cultura può portare a un risultato più efficace. Poi tanto ci torniamo su alcune cose, su un paio di slide. Un altro paio di esempi, Match, che magari non tutti conoscono, ma se vi dico Mythic forse qualcuno di più lo conosce. Qua mi sono un attimino immolato per la causa, chiaramente è scienza. Non ci avete creduto, neanche stavolta. Comunque l'ho provato. E il primo dato è quello che dichiara Mythic. Un match. Questo, il loro chatbot che qua entra in funzione nel processo di registrazione ha in effetti portato a un aumento sensibile di persone registrate alla piattaforma. Poi in realtà l'altra cosa che il bot dovrebbe fare è trovare la tua anima gemella, lì l'ho provato e quello è il risultato per quanto riguarda me, ovvero niente, cioè assolutamente nulla, proposte... Cioè, non l'ho trovata, se mi dovevo affidare a Lara ero fregato. Non so su quale, che algoritmo usi, però sostanzialmente erano, cioè, fuori in generale come sotto gusti, età, qualsiasi cosa, una azzeccata mezza. Quindi ottimo per le registrazioni, creare l'engagement e velocizzare quel processo lì, lo buono per la seconda parte. Vuoi dire qualcosa? No, okay, avevo visto una mano. No, stavo guardando cosa ti suggeriva Lara, insomma. Iscriviti. Ha detto che ce n'erano tantissime. Grazie, cioè, sui navigli ce ne sarà qualcuna, voglio dire, no? Cioè, niente. Grazie, cioè. No, non... Mi spiace, no, ma poi non erano sui navigli quelle che mi ha proposto, in effetti. Cioè, la domanda è, i chat sono gelosi? Probabilmente sì, perché sì, mi ha suggerito. Un altro esempio è questo, di un'agenzia di New York che ha fatto un test su un'app di walking con donne di età comprese fra i 35 e i 54 anni e mandava messaggi di questo tipo, quindi messaggi motivazionali, fa di più, eccetera, eccetera. Questa è la reazione di Liza. Guardate questa cosa. Terza persona maschile. Era un software. Però viene umanizzato. E addirittura quando gli domandano come mai pensi che sia un uomo, la risposta, ahimè per noi, mi fa incazzare. Esatto. Tanto si va sempre là. E in effetti un quarto delle persone è tentata... cioè è portata a umanizzare l'intelligenza artificiale, altri no, e qualcuno li vede come un dispositivo audio, ad oggi la maggioranza. E poi tanto per imparare un attimo la dose sulla nostra posizione,
opposizione uomini versus donne c'è questa. A quanto pare le donne preferiscono una pianta, parlare con una pianta. Neanche il gatto, questo un po' mi ha stupito, la pianta. Ora vi faccio vedere un video, in realtà. Vediamo un po' se si vede e si sente, spero di sì. Esiste, non è che non esiste, è in prevendita in Giappone. In prevendita? Poi misurano i suicidi. Quanti si sparano? Ogni mattina la stessa voce, stesso entusiasmo. Che miseria, c'è il disegnino la terza volta che lo vedi. Mi ricordo quando c'era la sottocompetenza che parlava. Hai dimenticato di designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. YouTube è per vendere l'auto diciamo. Cosa diceva? Velocità e efficienza l'avevamo detto, vero prima? Mancava affabilità e affidabilità, comunque sia, alla fine. Un fattore molto importante che vedevamo, a parte mi sembra di aver visto che eravate un po' turbati dal video giapponese. Sì. Parecchio. E, sono belli i commenti sotto il video, peraltro, non ve li posso accennare. Si può immaginare. Ma ce n'è uno è geniale, magari dopo ve lo dico. Non ha parlato lui. E quindi sostanzialmente l'utente cosa si aspetta, no, da un chatbot? Abbiamo iniziato a vederlo, velocità ed efficienza sicuramente, ma anche affabilità e affidabilità. Purtroppo non sempre o comunque non così spesso dall'altra parte il bot riesce a darci questo. Sicuramente riusciamo ad automatizzare dei processi, riusciamo a creare un engagement, ma non sempre riusciamo nell'obiettivo completo. Prima di chiudere introduco un ultimo spunto di riflessione che è quello, fino ad ora si è parlato di interazione, ora volevo introdurre la collaborazione, perché spesso si dice no ma le macchine ci ruberanno, disastro, scenario apocalittico, eccetera. In realtà
realtà magari non consideriamo cosa potrebbe nascere da una collaborazione uomo-macchina. E qualcuno ci ha provato, nella fattispecie Harvard, che ha fatto un esperimento sulla diagnosi del cancro. Quello che ne esce è questo dato qua, che l'intelligenza artificiale da sola funziona peggio dell'umano da solo, ma la collaborazione porta quasi al 100% della diagnosi corretta. Fa riflettere questo dato qua, è interessante, fa molto riflettere, ci dà magari uno spunto su riconsiderare il rapporto, ma... No, ma diceva che non gli piaceva e poi... Una pausa ci sta, scusate, eh? Ma era per i commenti o perché volevo? Ce la riprendiamo a parco questa. Questo è interessante. Un'ultima cosa, non me ne voglio Paolo, ma abbiamo organizzato poi un evento della Digital Week lo stesso giorno. Però vi faccio vedere una cosa. Ah sì, questo qua. Boston Dynamics. Boston Dynamics questo. Sì. Vabbè, questo è veramente uno spezzone minimo del sì, quello che salta. Dell'umano che diciamo fa. No, è perché è un piccolo spezzone. È enorme il video, andavo fuori tempo in maniera imbarazzante, poi c'è il link, pubblico tutto, sostanzialmente sono umani che danno fastidio al robot, qui lo spinge in terra, in altri casi gli toglie dalle mani. Lo fa inciampare. C'è un video molto con questa musichina sotto e... il risultato è che molti di noi lo vedono come una vessazione, quindi lo vivono male, come una violenza in realtà. Quindi stiamo empatizzando sostanzialmente la macchina. Forse dovresti ricordare perché è stato fatto questo video. Boston Dynamics, prima di essere comprato da Google, era in questo per fare il mercato della difesa. Quindi quello è un esempio di un bot per scopi militari e di come sarebbe resistito in caso di... Quindi un generale questa roba lo dice, che bello, è uscita le direttive che stanno uscendo per fare legislazione o il non utilizzo militare, è venuto fuori da film come questo. Sì, e comunque diciamo della parte empatica e di altro ne parleremo proprio 16 più o meno alla stessa ora, io e Cristiana, che è qua in prima fila, che è business coach, che segue appunto l'esperta di intelligenza emotiva. Grazie.